Dopo 32 edizioni, 32 anni di successi per il Porretta Soul Festival, il Covid ha inevitabilmente fermato questa rassegna che ogni estate richiamava in questo borgo dell'Appennino bolognese grandi artisti della musica soul e soprattutto spettatori da tutto il mondo. Però il direttore artistico della manifestazione, Graziano Ugliani, ha deciso comunque di organizzare una versione diversa, inedita, che si chiama Porretta Soul Movies, con quattro serate dedicate a proiezioni speciali che raccontano la storia del festival, ma anche grandi pagine della musica e della musica soul. Graziano Ugliani, il Covid ferma il Porretta Soul Festival, ma in realtà non lo ferma del tutto, c'è una versione nuova, inedita, particolare, che si chiama Porretta Soul Movie, e se ce la può raccontare per non lasciare del tutto soli quest'estate gli appassionati di soul e del festival. È una crisi di astinenza quella che hanno i nostri fan, per cui per ovviare a questa crisi abbiamo cercato di mantenere l'appuntamento, quindi 24-26 luglio, con una rassegna di film legati al Porretta Soul Festival. Partiremo il 24 nel terrazzo dell'Hotel Helvetia con un film che sta riscuotendo un enorme successo nei festival internazionali, a Soul Journey di Marco Della Fonte. Poi il sabato 25 avremo Giorgio Verdelli, che abbiamo visto tutti in TV recentemente per lo speciale di Vasco, che ha realizzato assieme a me alcuni anni fa uno speciale che si chiama Le strade dell'anima e racconta un itinerario che parte da Porretta e arriva fino a Memphis. Poi nell'ultima serata Luciano Federighi presenterà due filmati, a All the Night, All the Day, che è un pochino la vita di Bill Street a Memphis, la città della musica e la via della musica, è un documentario dedicato a James Brown, di un regista che era abituale diciamo visitatore del festival e che è mancato proprio alcuni mesi fa. Quindi il soul risuonerà su uno schermo. Il soul risuonerà sullo schermo perché non è soltanto musica, ma è immagini ed è un feeling completato appunto dalla musica e dalle immagini. E quali sono le modalità per accedere a queste proiezioni nel rispetto delle regole anticontagio? Beh, allora, la capienza del Rufus Thomas Park, il luogo in cui avvengono le due delle tre serate, è contingentato, bisogna prenotarsi attraverso una telefonata all'ufficio IAT, all'ufficio turistico, da, diciamo, la capienza viene limitata a 400 persone. La prima serata invece, quella del film a Soul Journey, è nel terrazzo dell'Hotel Helvetia e basta comunque chiamare l'Hotel Helvetia per prenotarsi. Quando ha dovuto purtroppo decidere per il rinvio del festival nel suo formato tradizionale, in questi mesi c'è stata qualche manifestazione di affetto che l'ha fatto particolarmente piacere? Beh, tutti gli artisti, anche quelli che non erano previsti nell'edizione 2020, hanno mandato un videomessaggio in cui davano l'appuntamento alla prossima edizione. Videomessaggio che è arrivata anche da personaggi come Zucchero, oppure lo stesso Giorgio Verdelli, o che so io, Andrea Mingardi. Tutti hanno dato l'appuntamento ai fan al 22 luglio 2021. Ugliani, e dove ci troviamo in questo momento? Dove ci troviamo in questo momento? Un luogo che comunque può in qualche modo sopperire, compensare un po' all'astinenza da soul. Beh, Porretta merita una visita non soltanto in luglio per il festival. Io non sono un organizzatore di concerti, ma sono un fan. Come fan ho raccolto un sacco di memorabilia, di oggetti lasciati dagli artisti, come l'abito usato la prima volta da Rufus Thomas o la giacca dei Memphis Horns, le bacchette di Bernard Purdy, batterista di Aretha Franklin. E tutto questo materiale è qua dentro con audiovisivi e tra l'altro uscendo dal museo possiamo attraversare il Solomon Burke Bridge, vedere i murales di Sam Cooke o di Rufus Thomas, andare in via Otis Redding e soprattutto finire la visita
dopo aver magari mangiato qualcosa a Rufus, andare a Rufus Thomas Park a vedere dove si tiene il concerto ormai da 33 anni.